Buongiorno, con questo videoclip introduco delle conoscenze nella geometria sacra dell'architettura biochimica umana della nuova era e del nuovo tempo attraverso la sequenza diamante o l'ologramma dell'anima. L'ologramma dell'anima essendo necessaria a comprendere la dinamica spirituale che ci invita in questi tempi a essere coscienti della bellezza e della forza che esiste in ognuno di noi, perché è la forza della vita. Per un potere immortale, tutte le cose vicine e lontane sono misteriosamente legate tra di loro, in modo che non puoi sradicare un fiore senza turbare le stelle. Questa è la definizione del campo quantico. In questo campo quantico esiste la materia biochimica strutturale cristallina, fatta di atomi, visibile, palpabile, che esiste nel nostro corpo e si sta adattando alla trasformazione e soprattutto alla trasmutazione. Perché? Perché questo fatto evolutivo, questo tempo evolutivo, ci invita a ognuno di noi a evolvere con la vita da una dimensione ad altra. Ognuno ha la sua in funzione delle esperienze che li ha avuto fino ad ora, esperienze che hanno determinato un certo tipo di mentalità, un certo tipo di sentire. Allora, per passare dalla terza alla quarta, la terza dimensione essendo strutturata su tre dimensioni, di cui ne parleremo perché noi viviamo, una parte di noi vive nella terza D, cioè descritta come struttura anatomica dermo, muscolo, scheletrica, cioè il corpo nostro biochimico, anatomico è formato da tre tipi di tessuti strutturali che sono in una continua dinamica. La loro dinamica segue delle leggi dell'armonia universale. Comprendere questa dinamica universale che scorre attraverso i nostri canali fino al DNA è di fondamentale importanza in questo periodo. Perché? Perché ci permette attraverso l'ascolto, attraverso la consapevolezza, di comprendere cosa vogliono fare questi flussi e dove vanno. Può essere paragonato questo tipo di percorso, come benissimo lo dice Wilma Hillman nel suo libro Teoria della ghianda, che la quercia è già insita nella ghianda. Cosa è importante nell'umano a differenza di una pianta? Che è cosciente, che è consapevole, che razionalizza, che intellettualizza un scopo cosmico grande in una struttura piccola per l'evoluzione della grandezza dell'insieme del noi. Per il momento mi fermo qui e continuiamo con i prossimi video corsi brevissimi. Se invece volete comprendere di più attraverso le sedute individuali, sotto i dati di contatto potete lasciare dei messaggi, potete telefonare o consultare il sito www.naturalhealer.eu. A presto, sarà pronto anche il libro. Buona giornata.